Allora, Gianfranco, organizzatore insieme a, non possiamo dire ormai team, ma amici, fraterni, uno ce l'hai, Michele Bozzo di fianco, organizzatore dello slalom di Celano e anche piloti. Allora, non vi dico com'è andata la gara, è andata bene come organizzatore perché cominciamo ad avere qualche numero importante con gli slalom, ma la vostra gara sulla macchina dopo tutti i pensieri dell'organizzazione com'è stata? Bellissima, stanchissima, io non mi sono arrivato proprio. Ma siete contenti comunque della riuscita dello slalom di Cellara? Cellara fa una giornata bellissima. Assolutamente sì. Va bene. Penso che sono rimasti tutti contenti. Ti posso garantire che i giudizi sono unanimi per tutti il percorso. Tutti positivi, quindi i numeri ci danno anche ragione, voi siete contenti. Ringraziamo gli sponsor che hanno contribuito. Bene, ok? Andiamo ad Emilia che ancora deve salire. Emilia poi l'andremo a intervistare anche se lei non vuole. Ciao Emilia! Allora, buonasera a tutti. Per fortuna siamo arrivati alla premiazione, visto come è andata stamattina la ricognizione. Non sono abituato a fare ricognizioni che durano oltre 2 ore, ma oggi, grazie agli amici del staff Covello e Company, qua ci siamo riusciti. E quindi già il primo traguardo è stato raggiunto. Seconda cosa, lo slalom di Cellara si sapeva che era uno slalom molto agguerrito, molto sentito, e forse per questo abbiamo avuto la possibilità di usare tantissimi i carri attrezzi, e quindi questa è un'altra cosa positiva. Non abbiamo mai usato tutti questi carri attrezzi nelle gare, molto efficienti, perché con velocità abbiamo ripristinato il percorso. E mi piace dire che forse un po' lo Challenge Calabria, un po' il fattore della salita del vecchio percorso della salita di Cellara ha attirato qui appunto su questo percorso tante persone provenienti pure dalla vicina Basilicata, ahimè dalla Campania è stato sfortunato, ma doveva esserci Alfonso Casillo, e tanti appassionati provenienti da tutta la Calabria. Questo sicuramente vi dico che lo slalom con secondo in Calabria dopo il campionato italiano per numero di partenti, e questo invece è un traguardo importante, quindi quello che ci eravamo prefissati siamo riusciti, diciamo, ad ottenerlo. Un grazie particolare da parte mia va sicuramente a questi giovani qui che tengo alla mia sinistra, che si sono dati da fare per rendere il percorso in maniera eccellente, ma anche un plauso, lo possiamo dire, quest'anno va alla provincia di Cosenza, all'amministrazione provinciale e al settore viabilità, perché ha fatto i lavori che noi avevamo chiesto, li ha anche realizzati, e questa è una cosa positiva. Detto questo, io capisco che molti devono ritornare presso casa, e quindi non vi voglio fare perdere tempo ulteriormente, ma certamente una parola a cuore pulsante della manifestazione tocca farlo. Quindi Gianfranco. Niente, io voglio ringraziare tutti i piloti che ci hanno dato l'onore di venire a correre da noi. Io spero che vi siete divertiti, vi ringrazio tutti. Ma con Brando. Vai Michele! Dopo tutto questo sacrificio, quindi penso che è stata una soddisfazione per tutti questi iscritti. Ci siamo divertiti, la giornata è stata bellissima. Massimo la pensa come me. Ci siamo divertiti tantissimo. Soprattutto i carri attrezzi. Mamma mia. Passiamo la parola a carri attrezzi. Ecco. Mando la parola.
casa poi. Altrettanto.